qual è la sua opinione circa i dati emersi dal brainstorming di ieri per quanto riguarda il progetto dell'incubatore perfetto? Ma ottimo, è un po' il miracolo di Ravello Lab, mette insieme professionisti che non si conoscono dall'Italia, dai vari parti dall'Europa, di vari background, c'erano incubatori puri, diciamo, non solo per la cultura ma anche di altre attività, centri di produzione culturale ma anche reti regionali. E guarda, esce fuori un nuovo modello che è molto utile, perché per noi Ravello Lab è un vero laboratorio, un momento di creazione di nuove idee e un ottimo input per futuri progetti. Quindi per me, io sono contentissimo e molto soddisfatto, e anche la collaborazione con tutti quanti ha funzionato proprio bene. La coesione sociale, l'innovazione, gli incubatori culturali sono stati più o meno i concetti chiave di queste giornate di Ravello Lab. Sì. Cosa crede che si possa fare concretamente per il futuro partendo da questi, proprio da questi concetti? Sono temi molto macro. Come ha detto l'ambasciatore appena fa, nel caso dell'Olanda, ma credo anche in altri paesi, questo settore genera più posti di lavoro, e questa è, cioè, la base. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, giustamente. Incomincia lì, poi la cultura crea benessere, cioè abbiamo una popolazione che diventa sempre più anziana, quindi ha anche bisogno di assistenza. E da certe ricerche, di alcune ricerche, risulta che chi frequenta di più il mondo culturale ha una qualità di vita maggiore, e quindi è anche un modo molto attivo di prevenzione. Quindi bisogna cercare i momenti tramite la cultura dove dare una spinta anche al welfare della gente. A noi naturalmente il compito di mettere insieme delle persone giuste, a trovare come va, perché dobbiamo poi evitare i famosi buzzwords che vanno bene in un certo periodo, di entrare proprio nel concreto. Questo serve a Ravello, perché così abbiamo il confronto con tutti i specialisti che possono anche stroncare un po' le cose che vanno alla moda e entrare nel merito della cosa.